Eccoci qua, buongiorno a tutti, ben arrivati. Mi date già per favore l'ok, dai che partiamo. Ciao, Gianni Long, ti ho scritto su Skype, non so neanche se mi hai risposto. Hai visto? Hai visto che ce l'abbiamo fatta? Buongiorno a tutti, beh, Bambo, ciao, ben arrivato. Ciao Peppe. Ah. Dai, 2 o 3 ore che sono qui, non ho parlato, adesso ci ho rotto in gola. Ci siamo? Siamo ancora il disclaimer. Ciao Rob, ciao Roberto, ben arrivato anche a te. Dai che ci siamo, euro dollaro, euro dollaro, euro dollaro, sterlina dollaro e anche il DAX, 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 non ne ho sbagliata una, DAX, non ne ho sbagliata una. Per chi vuole vedere il DAX, non ne ho sbagliata una, un attimino solo. Allora, il disclaimer ha fatto il giro, facciamo fare di nuovo. C'è il conto copy trading che potete vedere l'operatività del DAX. GBP USD ti manca. Giuseppe, ieri grande delusione, grande delusione, grande delusione. Non mi sei piaciuto ieri, non mi sei piaciuto. Cioè, io parlo molto della postura del trading, del trader e ieri niente. Hai visto poi? USD yen, hai visto USD yen? Non volevo andare nel discorso oggi. Allora, togliamo il disclaimer. Non volevo andare nel discorso, però visto che ci siamo, allora, ben arrivati a tutti. Un attimo, il pannello ce l'ho, quindi sistemo ancora questo qui un attimino. Tanto USD yen adesso sta scendendo. Allora, io voglio andare su questa cosa qui. Ieri mi hai detto in questa zona qui, mi hai detto esattamente in questa zona qui, più o meno era questa la zona, guardando gli orari, più o meno questa zona qui, giusto? Mi hai detto, o anzi, forse anche più giù, non so, non dovrei guardare gli orari. Comunque in questa zona qui mi hai detto, Paolo, ma adesso andare short sull'USD/JPY perché ne ho un'altra qui sotto. Ma perché? L'USD yen non si fa quando ce n'hai già un'altra, a meno che tu non hai un conto che devi accumulare. Era due histogrammi rossi, era qui. Vabbè, devi accumulare. Se avessi aperta poi l'hai chiusa, non lo so. Ma se tu ne hai già una, il problema, quello che è tuo, che è già bucato 2 o 3 volte, è che se tu aprivi qui e il mercato poi non andava giù ma tornava su, avevi un'altra operazione qui, accumulavi e bruciavi di nuovo perché accumuli. Devi anche mantenere saldo il tuo conto, avere ancora il conto che può mantenere i denari, mantenere i guadagni. Ma io te l'ho spiegata diverse volte, quindi ho perso un po' le speranze perché la postura del trader è assolutamente. Sai, è come quando io ho imparato a tavola, mio padre era un po' maniaco su queste cose. Di non la forchetta tenerla così, il coltello così, il cucchiaio non deve toccare i denti, tutte queste cose qui un po' diciamo troppo fissato era. Però adesso quando mangio, mangio dritto come se avessi fatto la scuola la scuola per mangiare, no? E questa è la postura, è la stessa cosa. Ieri mi ha dimostrato di nuovo che zero assoluto, sei tornato indietro, zero assoluto. No, no, non perdo le speranze, ma non ti passo più niente perché la speranza è che io ti passo come sta facendo Pietro, che segue la lettera e basta. Non commenta, non fa, ma ho ancora uno short, ma ho ancora questo, cosa devo fare? Segue la lettera e basta. Non, adesso comunque sono già in modalità vacanza, quindi non passo niente a nessuno. Ho capito che alla fine niente. No, non segui la lettera, sennò ieri non mi avresti chiesto il 2SD yen e comunque non stai seguendo la lettera perché avrai un macello di nuovo. Il problema è il macello, non è tanto, non sono soldi miei, me ne potrei fregare. Il macello è che dopo un po', ecco, di nuovo ho fatto questo, non sono portato, tutte cose qua che ti rendono ancora più debole. Ok, via, partiamo! Webinar, webinar, webinar oggi, webinar e domani webinar pure e dopodomani niente webinar. Andiamo a vedere l'USD yen, ok, sta arrivando lì. Allora, partiamo dall'euro dollaro, che così vi dico il perché oggi ancora non ho fatto niente.
No, non dovevi chiedere. Se devi recuperare, allora ti spiego, te l'ho già fatta prima. Se tu hai un'operazione, te lo faccio anche su questo esempio qui. Se tu hai un'operazione, vediamo se riesco a farlo di nuovo qui. Se tu hai un'operazione long qui, giusto? E il prezzo si trova qui, anche se hai un segnale long, però qui hai 200 o 300 di margine. Non puoi fare un altro long da qui, perché se poi il prezzo va su così, ma torna giù, cosa fai? Hai un'operazione qui, ne hai un'altra qui, e il tuo margine se ne va a zero, bruci il conto. Quindi non hai capito, non ti sei, non devi recuperare, devi recuperare questa, e questa la recuperi soltanto con il margine. Quindi se già tieni ancora un attimino, la devi tenere fino arriva qui, poi magari la chiudi a zero, non hai fatto nulla, che è anche sbagliato, però così non è recuperare, così è andare in overfitting. Overfitting. Beh, comunque dai, ognuno ha la sua, poi te ne accorgerai delle mie parole quando di nuovo farai un bel tuffo nel vuoto. Vai! Allora, euro-dollaro, io non l'ho comprato, a parte ieri che l'ho comprato, ho chiuso logicamente ieri sera, perché quando tu compri da queste zone qua e ti arrivo io, neanche qui, l'ho chiuso probabilmente qui a 10 pips praticamente, perché mi devo fare qualcos'altro? Devo aspettare la giornata di oggi con la speranza di forse sale di più? No, l'ho chiuso ieri, poi non ho più fatto niente. Che oggi mi paga di più, va bene. Adesso qui vedete che ho già incominciato a segnare. Il prossimo segnale long che mi faccio è soltanto quando avrò il ciclo in una situazione. Allora, immaginate questa cosa qui. Ciao Pietro, hai visto? Te la sei l'hai chiusa, ti ho scritto prima su Skype, poi adesso non ho più risposto a nessuno. A proposito di Skype, che solo sei in questo attimo, buongiorno. Non lo scrivo perché se no poi me lo dimentico veramente. Ecco. Allora, un attimino che scrivo qui, Luigi. Allora, devo ricordare dei pivot. Dopo te lo dico. Allora, adesso devo ricordarmi perché ti ho detto di ricordarmi dei pivot. Allora, Bambo vai pure con le domande. Pietro, hai seguito la lettera il DAX? L'hai chiuso oggi come ho fatto io l'ultima? Io ieri ho fatte tre, però hai visto il DAX con il tempo long? Quindi il tempo long adesso io, permettetemi un attimino di... sono accorto ieri proprio che sono cotto cotto, quindi devo fare un po' di pausa. Adesso una settimana in Italia mamma, 10 giorni Grecia e poi si riparte con più tranquillità perché sennò esplodo. Allora ieri eravamo in questa zona qui, così spieghiamo un attimino l'operatività di ieri anche sul DAX. Eravamo più o meno in questa zona qui, direi, no? Dove ho detto ok, siamo nei tempi long. Allora, il tempo long sarebbe stato questo sul 15 minuti, però guardando l'H1 un po' sfasato, perché chiaro non sono precisissimi, su H1 eravamo praticamente qui, questa zona qui. E ho detto ok, siamo in un tempi troppo presto ancora, dovevo aspettare questa zona qui con i tempi long, però va bene, ho detto la lanciamo piccolina, la possiamo fare, c'era il gap da chiudere, quindi a questo punto, anche se non guardo i gap, in questo caso l'ho implementato. Guardate, zona long, zona short, zona long. Un'operazione fatta qui, una qui, due chiuse ieri, ok? Una in più, una in positivo, una a zero, esattamente pochissimo ne negativo la seconda, e l'ultima che avevo lasciato aperta qui l'ho chiusa oggi proprio sul massimo assoluto. Adesso aspettiamo un pochettino perché si sta avvicinando la zona short, ok? Però aspettiamo un attimino perché a spingere time frame superiori e l'H1 ancora sulla zona long, quindi aspetterei un attimino ancora, poi abbiamo il 4 ore e anche zona long ancora, sebbene deriviamo da questo trend aspettiamo un attimino, vedi che c'è la situazione anche rialzista, va bene? Comunque ritorniamo a noi, qui il DAX finora non ne ho sbagliata una, è proprio una cosa fatta bene. Allora attenzione, intanto qui questa, ah no, questa non la faccio. La posso fare pure qui. Solo che diminuisco un po' la size. Ok. Bene. Allora, USD Yen adesso per me intraday short. Ok?
chiusura della candela 9:27 ci sta tutta. Va bene, allora, poi perché l'USDN short di lungo termine, quindi piano piano incomincio a accumulare. Allora, euro-dollaro, immaginatevi una cosa del genere, cioè l'immaginazione, il trader deve immaginare quello che succede, giusto? Qui siamo evidentemente in una partenza di una distribuzione, quindi è partito qualcosa che potrebbe essere un ciclo 1, quindi un ciclo 2. Però abbiamo anche la campana gaussiana che sta chiudendo. Quindi adesso magari non è tanto bello fare il long. Prima cosa dovrei vedere che magari qui dentro c'è già il ciclo 1, questo è diventato il ciclo 2, aspetterei. Siccome noi usiamo, meno io e tanti di voi usate, mi puoi spiegare gli order book? Perché ti devo spiegare gli order book? Order block mi hai scritto poi di turno. Cosa ti interessa degli order block? Ti stai inoltrando in un altro, in una materia un po' diversa, eh? Dove non c'entra, non me la scrivo per la prossima, Francesco? Me la ricordi ancora? Comunque, gli order book è un po' diversa, book, non block. Ok? Questa è la prima. Ah, la prima delle domande. Ah, va bene. Seconda domanda, vai. Allora, intanto aggiungo il Fibonacci. Vedete che il Fibonacci, intanto devo capire se questo qui, abbastanza lungo, contiene due cicli, assolutamente. Devo capire quando parte. No, ed allora una mitigazione di posizioni istituzionali. Allora, stai passando in un'altra cosa. Già parliamo. Allora, mitigazione di posizioni istituzionali, te l'ho già detto, stai entrando in un altro, una cosa che ti porta, quando tu sarai miliardario, ok? Allora ti servirà capire dove si muovono gli istituzionali. Gli istituzionali muovono il mercato a onde di lungo termine, quindi il cot report, oppure come lo vuoi chiamare, dove si vedono i commerciali, i piccoli retail, tutto il resto. Ti danno un'indicazione a lungo termine, cioè, ok, adesso gli istituzionali incominciano a staccare degli ordini, potrà salire il mercato, ma non è che sale da lì per oggi, sale da lì per tutto 2 o 3 mesi, ma se tu ti metti long e il mercato scende di 300 pips per poi continuare la salita, questi 300 pips per un conticino piccolo retail, a meno che non vai con i micro lotti, ti brucierebbero comunque il conto, capito? Quindi stai entrando in una, attenzione che anche l'euro-dollaro mi sa che tra un pochettino lo compriamo. Stai entrando in una materia che va oltre al trading intraday, ok? Non perché lo dico io. Io non ho mai trovato un motivo per comprare guardando cosa stanno facendo gli istituzionali. Mettiti nei panni degli istituzionali. Tu sposti un mercato che vuoi magari che vada 500-600 pips al rialzo, giusto? Quindi cominci a staccare degli ordini. Poi attenzione. Gli istituzionali potrebbero essere anche un hedge fund, ok? Messo sull'euro-dollaro a 1,15 perché era da staccare 1,15, quindi lo staccano 1,15 da lì sale il mercato. È una materia un po'. Cosa ti stai leggendo? Perché ti stai ritrovando a questa cosa qui? Cosa ti stai leggendo? Dove ti sei impantanato su cosa? Francesco, cosa ti sei andato a cercare di letture? Cosa stai studiando? Dimmi, cosa stai studiando? Niente di particolare. È una cosa. A me, perché io guardo il grafico e mi interessa sapere un movimento del genere? E non mi interessa che qui ci sia stato Warren Buffett a comprare, perché questo qui è un movimento sul minuto. Chi se ne frega del minuto, capito? Secondo me ha visto l'uso dei book sui futures, no. Vabbè, non lo so. Mattia dice, secondo me ha visto l'uso dei book, dei book sui futures. Non lo so, non so Mattia cosa sta usando Francesco. Purtroppo, cosa sono? Non è un webinar per queste cose adesso, perché sennò diventiamo pazzi, ok? Non è una cosa, adesso in 13-14 anni di webinar non ne ho mai parlato. Perché? Perché non li uso, non mi interessa. Quindi c'è un motivo perché non li uso. Perché tanto
non ti servirebbero per il trading che facciamo noi. Però approfondiamo magari anche questa tematica se vuoi, anche per me, per andare ancora più in fondo, ma siccome non è una cosa che non uso, non lo so, mi volevo comprare una smart, quelle macchinine piccoline, no? E chissà perché avevo questa passione, la volevo comprare, sì, perché ogni volta andavo via con la macchina, quella grande, non andavo via con quella macchina. Cosa è successo? A un certo punto mi sono reso conto, ma cosa me la compro a fare che poi rimane ferma anche quella? Quindi non mi serve, è una cosa che non uso. Usa questi concetti in M1. Chi usa questi concetti? Francesco, devi essere un po' un attimino più concreto. M15, chi usa questi concetti? Devi sparare subito, vieni fuori, perché quando esci con una cosa... Chi mi sta introducendo a queste cose? Allora, se vuoi essere mistico, rimani nel mistico e non dirmi chi è. Ciao. Se sta usando questo, vuol dire che se lui è bravo e ti fa vedere, bravo. Va bene. Non mi va bene, non mi interessa che è Federico. Va bene, non mi interessa. Allora, è una cosa, se stai seguendo lui, chiedi a lui, non chiedere a me, se è lui che ti stai instradando in questa cosa, devi chiedere a questo Federico, non a me, o no? Quindi, se lui non è bravo come me, allora sarà motivo perché usa gli order book. Vabbè, non lo so, non parlo male degli altri perché non li conosco, ma se lui ti sta instradando su queste cose, devi chiedere a lui, no? Se vede che sarà bravo a usarli lui, io non ne capisco niente. Va bene? Va bene, dai, andiamo avanti. Allora, io mi immagino l'euro-dollaro con una ripartenza di una, non in questo caso ciclica, ma di una distribuzione. Vedete, la distribuzione sta già chiudendo, ma siccome short qui io non ci voglio andare, ok? Non voglio andare short in questa zona qui, cosa aspetto? Aspetto una discesa per poi la ripartenza. Quindi per questo ho messo il Fibonacci dal massimo al massimo della distribuzione, che è il max caos. Quando scende, arriva giù, mi riparte con una nuova distribuzione. Questo voglio fare io. Anche se adesso mi parte qui a rialzo, non è possibile comprarlo. Perché non è possibile comprarlo? Perché in ogni caso la distribuzione sta già chiudendo. Quindi anche se poi può andare alle stelle, a me non interessa, perché potrebbe farmi così e poi crollare di nuovo fino a qui. Invece io aspetto veramente anche la salita, la discesa e sul 50% lo compro. Se non fa questo, non lo faccio. Torniamo a te, Peppe. Probabilmente salirà e scende, ma io non lo vendo, non faccio il furbacchione, dice, beh, ma se Paolo lo compra da qui, io lo vendo, poi lo ricompro. Quello che hai fatto l'altro giorno. Ok? AUDUSD. E anche questo è un motivo perché in questa settimana qui ho perso un attimino un po' le speranze, perché non ti sai comportare. No, 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 non farai più perché non ti passo più niente, perché ho capito che interpreti le cose diversamente come a tuo piacere. Dal punto di vista voglio fare i soldi subito perché ti servono in questo momento qui, ma non è il motivo che ti servono in questo momento qui, ti serviranno in tutta la vita i soldi. Quindi in tutta la vita devi guardare la prospettiva di tutta la vita, non adesso. Ti serviranno oggi, domani, dopodomani, o magari in questi giorni ti serviranno sempre, ti servono più in questo periodo, ti servono di più, però così non è, devi guardarti all'orizzonte, ok? Devi guardare che ti servono oggi, domani, dopodomani. Allora la postura del trader prende posto nella tua mentalità, ma se tu vuoi vedere oggi mi servono perché devo fare questo, ho un pagamento da fare, devo oggi guadagnare 2000 euro questa settimana, no, è sbagliato. Ok? Ho fatto l'esempio una volta che il venerdì con i non farmi dovevo comprare la macchina, che allora macchine usate non è che potevo permettermi macchine nuove, in un venerdì me la sono comprata la macchina. Poi ne ho bruciati altri di conti, perché non è questo. Invece tu vai con costanza, tutti i mesi ti puoi comprare la macchina nuova, ok? Però con costanza. I capitali devono crescere, le site devono crescere e tu devi crescere, ok? Quindi aspettiamoci di andare long sull'euro-dollaro quando ci sarà il motivo. Adesso non c'è. Il motivo ci sarebbe stato se avessi avuto, e questa è una cosa importante anche per te, Francesco, se poi quando... Magari oltre a seguire questo Federico che va benissimo, cioè io sono il primo che dice di seguire tutti, però se segui lui non viene a chiedere le cose mie, a me le cose che ti spiega lui, no? Ok? Però sui cicli sarebbe stata la cosa più sana
aver visto un ciclo 1 che chiudeva così, pattern 4S, e da qui andare a fare il nuovo massimo. Certo, l'ha già fatto. Purtroppo io non l'ho fatto perché si è fermato e non ha fatto di nuovo. Adesso è tornato sotto questo minimo, non lo faccio più. Ma guarda, gelosone assolutamente no, Francesco, non mi interessa assolutamente niente. Soltanto che se io adesso, che ne so, posso andare a chiedere una seconda perizia da un dentista perché magari mi vogliono tirare un dente e non lo voglio far tirare, allora vado da un altro dentista. Ma se seguo una metodologia, a chi te la sta spiegando, devi chiedere a lui, no? Anche perché se te la spiegassi io, ok, l'order book, te lo potrei spiegare io l'order book, però io te lo spiego male in una maniera e lui lo usa diversamente, anche se non ci sono tante maniere di usare un order book, è una cosa semplicissima, no? Però no, non lo uso, se non lo uso non te lo posso dire, non lo uso. Non uso l'order book. Ma non lo userei perché come lo useresti? Ma io non lo userei perché se non lo uso non lo posso implementare. Ti ripeto, non ho comprato la Smart, la macchina, perché alla fine mi piaceva, volevo avere questa macchinetta, questa scarpa da tennis con le ruote per andare in giro a fare la spesa, magari per non usare la macchina grande, per non usare la macchina quell'altra, tirare fuori. Però alla fine ho detto, vabbè, ma poi c'ho una macchina in più, non la uso. Quindi se è una cosa che non la uso, non la uso. È come dire, questa strategia uso i pivot. Se è un'altra strategia che non uso i pivot non li uso. Ok? Per esempio, Pietro mi ha chiesto l'altro giorno, ma i pivot sul DAX come li metto? Non li mettere, perché non li usiamo. È un fattore di aggiungere una cosa che non usiamo, che di nuovo ti influenza, ah, lì adesso c'è il pivot, prendo profitto. Non li usiamo i pivot sul DAX. Forse in futuro, ma adesso non li usiamo. Siamo più liberi perché abbiamo uno strumento di meno. Quindi perché devo adesso mettermi a usare gli order book se non li uso? Vedi tu. Ok, comunque, anzi, sono contento che segui anche qualcun altro. Perché all'inizio ho seguito tante altre persone. Poi faccio la selezione, quale scegliere il meglio, il peggio, seguire quello, seguire questo. E sceglio, ho scelto chi seguire, poi sono rimasti uno che ho seguito. Adesso ne seguo uno che proprio, ma anzi, non lo seguo neanche. Vado a prendere uno spunto, tu sai, Sirio chi è, ma il resto, gli altri li ho abbandonati. Ma non li ho abbandonati perché magari non sono bravi, li ho abbandonati perché li ho superati. Non sono bravi quanto me. Scusate un po' l'arroganza, li ho superati perché magari non hanno, a parte che non mi fanno vedere, non fanno vedere le cose, quindi non sai capire se sono un trader bravo o non è bravo. Creda lo vedi da quello che ti sto facendo vedere. Quello che ti sto facendo vedere non è da comprare l'euro-dollaro perché probabilmente scenderà, ma io non lo vendo perché probabilmente poi ripartirà. Capite? Perché più cose hai, meglio è. Non commento questa cosa. Ti faccio l'esempio: se mi compravo la Smart, sarebbe stata lì fuori, a fianco al garage o dentro al garage, una macchina in più che non avrei usato. Più cose hai, meglio è. Risponditi da solo. Ok. Sirio ha detto la parolaccia con le due Z. Cavolata, la traduco in gergo. Vabbè, vedi che sta chiudendo la distribuzione, quindi inutile, ancora aspetto, c'è il 38,2, già incomincia a essere interessante, ma quante volte abbiamo visto che il 38,2 non ha tenuto il 50? Sì? Ok? Non so neanche cosa mi hai scritto di numeri, quindi. Cos'è questo numero qua? Vabbè. Dai, facciamo così. Non sono numeri a caso, ho capito cosa intendi dire, Francesco. Non ho capito. Boh, ti ho inquadrato sbagliato all'inizio. Va bene, non importa. Dai, non importa. Ognuno la sua. Va bene, andiamo avanti. Euro-dollaro sulla distribuzione in chiusura anche su H1, quindi in partenza di qualcosa. Vediamo che siamo sulla zona di pullback. Ok? Zona di pullback in questa zona qui, vedete che anche questo ha un ragionamento, perché il mercato reagisce a degli impulsi, e gli impulsi sono questi. Poi ritorno un attimino sul discorso, visto che mi ha detto lui usa 1.200.000 cose, ok?
Non è vero, perché lui unisce questo con questo, con questo e con questo per avere questo. Cioè, magari usa gli angoli di Gall, magari usa la croce di ferro calcolata con i numeri, cioè usa molto, è un 3D matematico, se posso chiamarlo così, quello di Sirio, per arrivare a questo punto qui. Se tu vai a vedere il suo conto panino, da 1 a 10, 100%, ok? Quindi c'è un motivo, ok? Soltanto per darti la risposta a quello che hai scritto prima, senza andare a commentare altro. No? C'è un motivo quando uno fa 1, 10, c'è un motivo, vuol dire che ha fatto il 100%, ok? Però il 100% non l'ha fatto con uno strumento, l'ha fatto con tutti gli strumenti che gli davano la somma completa, ok? Basta, finito, andiamo avanti e non ci interessa più. Allora, distribuzione in chiusura. Minimo di Gauss possibile, anche questo ci dà una informazione. Qui abbiamo la zona di pullback, quindi chiaro che se dovesse continuare la distribuzione dovrebbe andare sotto questo minimo. A questo punto possiamo usufruire di un breakout su questa zona, ma siccome il breakout avviene da una zona inferiore, quindi potrebbe arrivare un breakout dalla partenza del minuto. Per quello io vado a puntare su questa cosa. Sull'H1, oltre a questo, non ho tanto da misurare, perché potrei misurare questa zona qui, su questa zona qui. Ok? Mi trovo sul 50% la ripartenza, notate, giusto? Quindi il 50%, per una volta usavo anch'io i livelli 20, 25, 50, perché sapendo che il 25 è la metà del 50 e 100, quindi da 0 al 50 vado d'occhio più o meno questa qui, la zona centrale. Guarda caso, la zona centrale, se vai a notare, è il piercing di questa candela. Quindi nel piercing della candela, adesso vi faccio un altro discorsetto, vedete che poi sta in piedi tutto, perché le cose sono basilari, quelle che uso io, non vado a mischiarmi su tante altre cose. A 1 su 10 è il 1000%. Scusa, scusa, mi sono fatto imbrogliare dal 100, scusa. Ciao, vai in classe, Ciro. Poi noi ci aggiorniamo appena rientro dalle ferie. Ok? Ha fatto il 1000%, neanche il 100%. Ok? Quindi già un attimino soltanto. Perché io ho valore, do valore aggiunto, ve l'ho detto, io non sono uno che collabora con tante persone, a Sirio l'ho detto sin dall'inizio, collaboro soltanto perché vedo una cosa valida. Ed era quello che poi è successo. Perché dare attenzione a chi riesce a fare il 1000%, c'è motivo. Ok. Up. Livello, quindi anche questo. Poi che cos'è questo? Mamma mia, ancora. Ancora, ancora, ancora. È ancora sì. Cavolo, ancora un altro. Vabbè. Metto in lista perché non ce la faccio, poi vi preparo. Allora, io ho 1,1559, quindi 1,1560. 1,1560. Devo riportarmi anche la fase numerica di qua, quindi faccio così, 1,1560. Io non lo sapevo prima. Allora, non per adesso essere antipatico o dimostrarti qualcosa. Perché mi devo andare a intrigare nel mio metodo? Nel tuo lo puoi fare o qui quello lo stai a seguire? Perché mi devo andare a intrigare a cercare gli istituzionali che sicuramente a 1,51, 15, 60 non avranno nessun motivo per comprare o per vendere? Il motivo per comprare e per vendere ce l'ho io. The order book, o che ne so io, calcolare le scadenze delle opzioni, non mi interessano. A me interessa capire quando chiude la distribuzione, se sono su un livello buono, che è addirittura il piercing della candela, allora sono a posto. 50% perché anche se questa è la salita e questo è il 50%, quindi automaticamente è il piercing della candela delle 9, io lo so perché ho visto la candela lunga, chiaro che questo 50% coincidono i numeri. Però allora se lo so, perché devo fare qualcos'altro? Adesso devo entrare in sala per farmi 5 pips? No, aspetto. Quando arriva qui valuto se è il motivo, se è il momento giusto di vendere, no, di comprare. Perché se poi mi trovo qui, ma abbiamo un segnale short, non lo faccio, farò soltanto il long dal segnale long. Quindi un attimino, un po' di tempo lo devo anche lasciar passare.
per capire. E questo è quello che dico io quando parlo di tempo. Allora, vedi, fatto il tempo, torniamo un attimino per così. Vedi, non è ancora tempo di vendere, non è ancora tempo di vendere. Anche se fermo lì, anche se abbiamo questa candela a spike, ancora aspettiamo la candela delle 10. La candela delle 10 incominciamo a vendere, perché allora abbiamo ancora una candela a 15 minuti, entriamo nella zona short. Allora, calcolandola così ad occhio, questa è la parte centrale. Eccola qui, quindi la parte centrale, il long, praticamente quasi preciso. Ne metto un'altra qui per usare la parte centrale, la metto qui, guarda, questa è questa. Abbiamo qui il livello short. Mancano ancora un'oretta, però posso incominciare a venderla. Anche se poi mi sale, ne vendo da più in alta, come ho fatto ieri. Okay, quindi anche questi tempi buoni e i tempi cattivi. Allora, possiamo andare a vedere un'altra coppia che è interessante perché potrebbe ritornare a te, Peppe, utile come discorso di postura, capire il perché non era da fare l'altro giorno l'audio SD. Può essere che il mio tono è forse un po' arrogante o prepotente, giusto? Ma siccome non mi viene in tasca niente, magari anche, non vorrei dire offendervi, ma per esempio tirarvi in ballo e dire no, mi sa che non sei portato per il trading. Per dirti una cosa del genere vuol dire che ti sei comportato nella maniera che non era giusta. Quindi, se devi rientrare. Ma se devi rientrare nella postura del trading, se devi rientrare per diventare un trader, però può diventare anche uno che non sa niente di trading, può diventare anche io, ho un ragazzo che ha ancora l'officina meccanica, ogni tanto lo sento, ha un'officina di aggiustamacchine, però lui faceva trading con le mani sporche d'olio, metteva il foglio di plastica sopra il computer e faceva trading. Adesso nella sua officina c'ha il suo computer con, mi pare, 5 monitor. E fa, non fa più, non aggiusta più le macchine, c'ha i suoi operai, ma lui fa il trader. Non aveva nessuna nozione di trading, e sebbene ha fatto questo, ha capito come funziona. Quindi può diventare tutto, tutti possono diventare dei trader. Quindi non esiste chi non sa. Io quando ho incominciato a suonare la chitarra ho detto, eh sì, vabbè, ma c'ho l'indice un po', e quando lo piego un po' storto io non sarò bravo, no? Ma io, a parte che il mio istruttore di chitarra, che purtroppo è venuto a mancare 2 anni fa, adesso fa 2 anni a Capodanno, a Natale, lui mi ha detto: ma la chitarra la puoi suonare anche con i piedi. Per me è uguale come tocchi le corde, l'importante è che tocchi le corde giuste. Ci sono dei video di un ragazzo, se non mi ricordo come si chiama, che suona la chitarra con i piedi perché non c'ha le braccia. Ma guarda, è una cosa incredibile. Quindi no, tutti possono fare quello che vogliono, c'è tutto da fare. Tutti possono fare tutto, basta che la mente si sia in sintonia. Ok? Hai sbagliato, Mattia, non dovevi abbandonare la chitarra. Se era la tua passione e comunque volevi fare qualcosa, dovevi continuare. Io ne ho 12, no, 11 chitarre, una se l'è portata mia figlia, 11 chitarre ho. Quindi alla fine ho anche il pianoforte, ma non lo so suonare. No, ma mettiti, cerca sempre di suonarla. Un paio di minuti, 5-10 minuti al giorno, poi diventano 15 minuti, poi diventa un'ora, poi incominci a suonare la chitarra anche tu. Non abbandonare mai un sogno. Allora, quindi tornando a te, Peppe, l'audio SD che l'altro giorno, non mi ricordo dov'era, questo era il long dal pivot, vedi? Il long dal pivot era da fare solo se arrivava al pivot. Non c'è arrivato. Io ho mancato di farlo perché il long dal pivot non poteva neanche pagare tanto, perché se partiva qui era bello forte, è partito dopo, è arrivato su e ha trovato il max caos. Guardate, tre zone. Però questa coppia qui adesso io sono diventato un saggio, ma non perché sono il più bravo, sono saggio. Perché preferisco non buttare, non buttare la mia lenza dove magari non c'è un pesce, ok? Questa cosa qui, e tanto ricordiamoci che domani ci sono i non far, quindi dollaro forte, audio si discende e viceversa. Questa
Questa è la campana gaussiana, abbiamo il max caos qui. Questo è un minimo, questo è un minimo crescente. Ragazzi, notate queste cose, no? I cicli lasciamo restare. Però 1, 2, 3, per esempio, questo potrebbe essere il 4, andare anche fare il terzo massimo. Sembra un po' male. Si sta girando qualcosa. Sarebbe da fare uno short per andare a toccare il pivot, ok? Quindi in questo caso qui c'è qualcosa in più di non fare più lo short, perché anche se la campana gaussiana dovrebbe chiudere, non fare più lo short, perché probabilmente se questa campana qui sta chiudendo, io lo vedo dal metodo fascia. Qui torniamo di nuovo. C'ho 4-5 strumenti che parlano assieme. Sono tanta roba per chi incomincia all'inizio e dice: sì, ma Paolo, c'è tutte queste cose qui, come fa a usarle tutte? Questa campana gaussiana qui, che è la campana a 4 ore, H4, è quella che sta per far partire da questa zona qui un ciclo 1 H4. Quindi questa sarà una cosa, questa sarà un nuovo massimo. Quindi assolutamente è da prendere un breakout sui massimi e non una chiusura short. Se il mercato invece mi scende, io posso comprarlo da questa. Capite che tutto quanto è nel capire quando e come. Poi magari c'è il momento dove non lo stai guardando e non importa. Questo è il trade da fare. Guardate, è già arrivato a 38,2, è già ripartito. Quindi o mi rompo i massimi e vado long, quindi posso già fare il long adesso, oppure ritorno in chiusura, qui c'è il pivot, sul 50% o sul 38,2. Quindi questa zona qui è una zona long. Guarda, faccio una sfida con voi. Una sfida non è la parola giusta. Mettiamo questa zona qui come zona long. Quindi praticamente o entro qui in questa zona long, non guardate il punto, ma proprio la zona può essere anche questa, oppure questa zona qui. Quindi a un certo punto io passo e faccio così. Dove sono con la campana gaussiana H1? Una campana gaussiana, scusate, H4, questa è la ripartenza. Abbiamo un doppio minimo di Gauss, perché questo è il minimo, questo è il secondo minimo di Gauss, non esistono tre, quindi da qui sopra ci deve tornare, è tornato su. Adesso siamo in questa zona qui, torniamo su H1, questa zona qui, prendo gli ultimi punti. Se mi ritorni qui sopra devo andare long o short, c'è soltanto il pivot ancora da toccare, quindi questa cosa qui è un po' sensibile, la devo lasciare ancora ferma, non devo fare ancora niente. Però campana gaussiana sul minuto in partenza, torno qui perché così abbiamo il discorso completo dall'inizio alla fine. Dall'inizio alla fine. Minuto, campana gaussiana qui, adesso si sta abbandonando la zona e sta tornando su, quindi sta per ripartire un attimino, solo che qui dobbiamo fare il long sull'euro dollaro adesso. Non lo prendiamo sui massimi, abbiamo 5 minuti per il cambio di candela, io aspetterei ancora. Questo è euro dollaro, si sono basato dall'audio CD all'euro dollaro, un attimino che bevo qualcosa. Abbiamo 4 minuti al cambio di candela, quindi ragazzi aspettiamo un attimino, perché poi dollaro yen short, euro dollaro long e il DAX short, correlazione del DAX con l'euro dollaro, che ultimamente si muovono anche assieme, quindi non la guardo, vedete che ho imparato anche a non guardare più la correlazione, me ne frego dei tempi. Euro dollaro da comprare, ma non ancora adesso, guardate il DAX, non è ancora arrivato il momento, stiamo ancora aspettando, ancora su questa zona qui. Sull'H1 la candela è ancora lì, sulla banda di Bollinger a 15 periodi, che serve moltissimo, perché quando i tempi sono short la banda di Bollinger è l'aiuto anche per prendere profitto, ok? Quindi aspettiamoci questo, torniamo un attimino, comunque solo per farvi capire che la campana gaussiana alla fine si sta chiudendo. Un po' di discrepanza, perché sul 15, sul 5 minuti del pata stava già per partire. Attenzione, non lo possiamo fare perché mancano 3 minuti. Quindi orario, che io guardo molto, non lo faccio. Devo tagliarmi la mano perché anch'io avrei voglia di, cioè voglia, sono tentato di entrare. Sono tentato di entrare adesso nell'euro dollaro, ma non lo faccio. Allora, Gianni, poi mi hai scritto? Ti ho scritto su Skype.
No, vabbè, ok, non importa, perché ieri non siamo più riusciti a sentirci, è un po' un periodo un po' pieno di cose. Vedete, la campana che ho suonato sui 5 minuti del fascia mi darebbe già il max, il minimo di caos. Ok? Quindi sono cose che coincidono, anche se questa è una campana che ho suonato a 60, quindi è un po' diversa, perché non è un time frame, non è un time frame ciclico, quindi la uso così. Campana che ho suonato magenta alta. Aspettiamo ancora 3 minuti e poi decidiamo il da farsi. Ok, torniamo sull'audio CD, che siamo in questa zona qui. Devo calcolarmi un'entrata. Come faccio ad entrare? Anche qui, vedete, campana gaussiana questa, minimo di Gauss è ripartito sul breakout di questa zona. Anche qui mi preparo, io mi sto preparando le mie analisi, per poi andare a colpire su una o due coppie, non vado a fare chissà cosa perché non mi interessa. Non mi interessa fare veramente tanto. Non so se vi posso far vedere qualcosa. Come faccio a fare il periodo? Ve lo faccio vedere qui. Ah, ma non lo posso trasportare questo grafico qui. Ah no, oggi no, comunque non ho fatto niente. Non lo posso trasportare. Puoi vedere? Sì, lo potrei anche far vedere. Sì, dai, lo faccio vedere, cioè non è che sia questo. Non riesco a trasportarlo. No, non ce la fa. Perché c'è il settimo monitor, c'è. Vediamo così, ce la faccio. Sì, lo fa, aspetta un attimo solo. Ok. Allora, solo per dire, cioè io non è che parlo a vuoto, cioè quello che faccio, faccio. Questi sono 1.000 euro ritirati, ok? 1.000 euro ritirati. Ogni settimana ritiro un conticino piccolino, ne ho ritirati 1.000, ne ho già fatti 1.500, togliamo un po' lo spread e guardiamo le operatività, euro-dollaro, tutto buy. Ok? Non ho fatto neanche uno short. E ciao, cosa intendi dire? Vai via? Ciao, buona giornata a te. Ok? Se non ho fatto niente, ho ritirato 1.000 euro, ho fatto 1.500, quindi sono già in guadagno ancora oltre a quello che ho già ritirato. Okay? Poi tutto l'euro-dollaro, hai visto che ho fatto uno short? No. Hai visto il GBP yen? Ah, ciao, è tanta roba. Ok? Il GBP yen, visto che l'ho fatto, quello che abbiamo fatto assieme. Poi sterlina-dollaro, anche roba poca, poca roba. E ultimo è USD Yen, quello ha fatto ma mi accontento perché 80 euro per 10 sono 800, quindi vedete che non sono posizioni pesanti. Questo è un conticino piccolo, piccolo, piccolo. Ok? Bene, cambio dell'ora, così andiamo a vedere. Cambio dell'ora, un retest del pivot potrebbe essere l'idea di entrare long. Quindi l'AUD USD. Dite che c'è. Io preferirei comprarlo più o meno in questa zona qui. Numerica è questa più o meno, eh? 72, 60, 60, 70, così. Io lo comprerei in quella zona lì. Mentre l'euro sterlina sta salendo perché la sterlina dollaro scende. Quindi sterlina dollaro, poi la sterlina dollaro è anche ribassista. Vedete, sta facendo un segnale short. Questo è bellino. È bellino da fare. Questo non vedete sull'H4? No, non è bellino da fare. Vedete? È la differenza. Quello che questi due tasti, che io consiglio di lasciarli così, non fare due grafici, è quello che ti dice, ok, nell'H1 io dovrei scendere, ok? Campana gaussiana qui, alta, massimo, minimo di Gauss, questa zona qui, devo scendere per chiudermi la distribuzione. Ci sta, ma preferisco non farlo e prendermi su H4 una ripartenza, perché su H4 sono partito qui. Questo è il minimo di Gauss di una campana gaussiana H4. Quindi sto cercando dal mezzo ciclo la terza gamba, quindi probabilmente non andrò neanche più qui sotto. E non andare qui sotto, questo minimo qui, che è 1,35 e 41, 1,35 e 41, eccolo qui, non andrò più qui sotto. Probabilmente, questa è la mia idea. Quindi magari faccio così, vado a vedere dove sono. E quando mi riparte qualcosa di importante, io mi farò un bel long. Attenzione, questa qui anche potrebbe essere un'idea. Guardate, questo è un minimo. Se tiene questo minimo qui, io dal pivot vado long.
se va, se anche se va sotto di 2, 3, 4, 5 pips, torna su. Cioè, intendo che questo minimo qui ha un risultato di espansione. Se l'espansione adesso accelera e mi va sotto è una cosa, ma se adesso fa una, due candele e poi torna su, vuol dire che questo minimo qui ha tenuto nell'intraday. Ok, ci siamo? Grazie a te, grazie a te Silvio. Grazie a te. Lo so, ho visto anch'io, non mi sono meravigliato, ho visto anche che l'euro-dollaro nei robot è bloccato con le altre coppie, dipende logicamente dal capitale che è sul conto, ha continuato anche ieri a guadagnare, sono sotto, mi dici 40 euro, ma ci sono anche conti che hanno guadagnato anche di più, però va bene. Però, l'idea, poi entrare long sulla stemmina dollaro lo posso fare con uno stop loss cortissimo. Vedete che il breakout non ha dato frutto? Euro dollaro ancora da aspettarsi. L'euro dollaro, ritorniamo qui. Nel frattempo il DAX ancora non è arrivato in una zona da vendere, guardate. Questo, come dicevo a te ieri Gianni, long, è un po' sfasato, il long lo devo fare qui, era un po' sfasato perché pensavo partiva prima, l'ha fatto un po' dopo, va bene lo stesso, l'ha fatto nella zona dove dovevo farlo. Adesso siamo in questa zona qui, ci stiamo arrivando, tra un pochettino lo vendiamo il DAX, ma lo vendiamo con buon senso. Possibile sta andando a prendere, non so se va a prendere sotto questo minimo, dici la stellina d'oro? Eccola qui. Quando mi riparte, riparte. La dollaro quando mi riparte, riparte. Ok? Quindi anche questa. L'idea di fare il long sulla stellina dollaro, eccolo qui. Stellina dollaro per me adesso long. Eccola qui. Quindi long anche qui. Con degli stop sensati. Ho visto che la devo mettere un po' più piccolina perché. Ok? Stellina dollaro long. Chi entra adesso long, non devi fare altro di stopparti qui se vuoi fare poca roba, senza andare a fare chissà cosa. Ah, a proposito di long di stellina dollaro long, mentre il dollaro yen, quindi abbiamo anche l'euro dollaro da vendere adesso, mentre il dollaro yen, un attimino che si chiama, il dollaro yen, ok, sta tornando nella fase short. Io sono andato in positivo, adesso la posizione. Ah no, questa non era questa. Cavolo, ho sbagliato grafico. Sta per andare anche la sterlina del dollaro yen, adesso in positivo. Quindi abbiamo sterlina dollaro in long. Adesso andiamo a giocarci anche l'euro dollaro. L'euro dollaro qui abbiamo sul minuto del fascio, lo rimettiamo su 5 minuti, perché sennò questo si sfascia proprio. Andiamo qui. Andiamo a vedere se è possibile anche prendere un long di euro dollaro. Quindi abbiamo euro dollaro long, sterlina dollaro in long e dollaro yen in short. Guardate, incomincia ad essere interessante perché se mi parte il minimo di Gauss, l'indicatore me lo fa in ritardo. Questo è il minimo di Gauss di una partenza campana gaussiana sul minuto. Ancora per arrivare qui perché ormai siamo arrivati a fine corsa. Quindi aspettiamo un attimino di capire se il prezzo mi va anche sopra la 12. Abbiamo un segnale ciclico. E ci siamo. Dollaro, eccolo qui. Euro dollaro long. Euro dollaro long. Euro dollaro long. E dov'è questo qui? Euro dollaro long. Ok. Piazzato gli ordini. Piazzati gli ordini. Euro dollaro long. Sterlina dollaro long. Dollaro yen short. Adesso per il momento ho discrezionali, ne ho 4, normalmente ne ho 2, però ho anche il copy trading, ho aggiunto il copy trading, poi c'è un altro conticino che, anzi ne ho 5, c'è anche il conto del DAX, 5 conti discrezionali, però il DAX è nell'altro computer, quindi è solo a tempo. Ok? Copy trading che è aggiunto l'ultimo e diversi conti. Allora, stellina dollaro ragazzi, come sta andando? Allora ritorniamo a noi. Io non tiro il vento per la mia bandiera, ma
Che me ne frega all'inizio di usare uno strumento tipo l'ordabook, che poi non è neanche uno strumento, ma è uguale, oppure usare un indicatore che mi fa vedere la forza della valuta, la cosa più banale che esiste, perché quando vedi la forza, già la valuta è già forte, quindi insomma le cose arrivano sempre in ritardo. Io preferisco così, analizzare il grafico e battere quando c'è il motivo. Dollaro yen deve scendere, l'euro dollaro deve salire, la sterlina dollaro deve salire. Guardate il minimo, ha tenuto questo minimo qui. Il ragionamento c'era o non c'era? C'era un ragionamento sotto su questa cosa o no? Ok, adesso devo capire però dove mi devo fermare con la sterlina dollaro, perché qui abbiamo anche 4 ore che spinge. Non la faccio andare in negativo, non devo tenere in negativo, perché alla fine. E comunque, Francesco, non fare, anche se hai 5 conti, non è che faccio tutti i 5 conti uguali, se no non avrebbe senso, ne traderei uno solo, eh? Perché hai sentito plum 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 plum, è anche tanta roba, no? E ho messo gli ordini, ma non li ho messi tutti uguali, eh? Ok, euro dollaro, abbiamo detto long, questa è la partenza, quindi dovrebbe essere, secondo il calcolo ciclico, ho aspettato l'orario giusto. Dovrebbe essere questo ciclo 1. Quindi se questo è il ciclo 1, vediamo come sono messo oggi. Devo farmi, cioè io ho lo stress, Gianni, mi sono investito qui su Skype, ho lo stress del viaggio, valigia e organizzazione, perché mi devo portare 3 computer. Devo portare i 2 Surface, perché lì posso accedere a tutti i server, devo prepararmi tutto, che non mi deve scappare niente. Questo c'è un po' la pressione di, a volte che mi rende un po' nervoso all'inizio, perché devo prepararmi tutto, perché se mi dimentico una password, mi dimentico qualcosa, proprio faccio un castrone. No, questa settimana qui è oltre, non è proprio vacanza, devo andare dalla mamma. In Grecia ancora mi porto lo stesso un computer solo, però non faccio trading. In Grecia sono con le mie bambine, sono in ferie. Parto sabato pomeriggio, Peppe, mi vieni a prendere all'aeroporto? No, ho affittato la macchina. All'aeroporto c'ho la macchina. Dai. L'euro dollaro, furbacchione. Adesso è chiaro che non dobbiamo metterci fretta, il trade è partito, dobbiamo lasciargli anche un po' di spazio. Lo spazio però, tipo la sterlina dollaro, devo lasciarmi anche lo spazio di capire se il minimo tiene. Chiaro che per ripartire deve prendere la partenza. Non ci sono webinar a novembre. A novembre? Sì, a ottobre non ci sono webinar, no. Ma vi dirò ancora tutto. Tanto non è quello il problema. Senza webinar si va avanti lo stesso, dai. Ok, abbiamo la sterlina dollaro, vediamo se fa la birichina. In ogni caso noi siamo dalla parte giusta, perché abbiamo comprato in una zona sana, con un stop loss per chi vuole fare in questo minimo, ma potrebbe essere anche un secondo minimo di Gauss, quindi alla fine, anche se mi rompe questo, non è che sia una tragedia. Quello che dovrebbe tenere, mettendovi questo Fibonacci qui, dovrei vedere dove si è fermato sul 50%, vedi? Questa zona qui, 50%, però se io torno su questo, potrebbe ritornare su. Quindi lasciamolo qui, vediamo, sull'ultima espansione, anzi su questa, il 50% che è tenuto, e ritornando qui sopra, siamo a posto. Dove deve tornare qui sopra. Quello che io penso possa succedere è che il dollaro yen, per lo scopo del webinar oggi era la tempistica di sapere quando operare. Anche il DAX, vedete, ancora non vuole, non vuole. È lì, tre candele H1, ferme lì, inchiodato. Non è ancora arrivato il momento. Tra un pochettino, ancora una mezz'oretta, incomincio a dire che okay, tra una mezz'oretta sono nella zona dove io posso vendere. Ok? Quindi abbiamo sterlina dollaro. Il minimo l'ha tenuto, ha cercato di fare questa salita, lì ferma, vediamo cosa succede. E sull'H1 dell'euro-dollaro siamo di nuovo sui massimi del metodo fascia. Metodo fascia che ha dato il segnale long qui. Questo metodo fascia qui è assolutamente, questo segnale fascia è da prendere, ok?
Siccome ha già fatto una sua espansione, dovrebbe allungare ancora di più, perché la campana gaussiana gialla deve partire, la campana gaussiana H4 deve partire, se faccio così abbiamo la gialla bassa, deve ripartire, quindi sono nella parte giusta. Non ho altro. E quello che spinge un po' la forza dell'euro e della sterlina è il dollaro yen, che sta un attimino abbassando la testa. Sta ritornando nel canale, che comunque questo canale qui è quello che io mi aspetto, è questa zona qui. Quindi, mentre io, questa direzionalità che io vado a segnare adesso qui, d'ora in poi, come vi ho fatto vedere nel report della settimana, nel report della settimana ho fatto 1500 euro, ma soltanto direzionale, non ho fatto long, short, long, è tutto direzionale long sull'euro-dollaro, quindi anche sul dollaro-yen non sarà un'operatività che io farò long perché mi è sceso tanto, adesso faccio long, no, aspetto che ritorni, faccio solo lo short, quindi è trend is my friend, capito? Sempre. Il trend è la cosa che devi seguire. Meglio rimanere a mercato con un'operazione che ti va male all'inizio, ma sei con il trend che prima o poi ti riprende. Questo che cerco di far entrare in testa anche a te, Giuseppe, che hai detto: ah, ma io faccio il furbo, vado short sul dollaro australiano perché Paolo ha detto che dà più da comprare. Capito? Il trend ha sempre ragione. Va bene? Ok, andiamo a vedere. Gli ultimi cicli, cos'è che mi ha chiesto i cicli? È sparita la domanda, non lo vedo più. Devo ricordarti perché si deve mettere il take profit a pivot preciso, non pips prima. Allora, questa sì, allora va bene. Tanto c'è i cicli, Francesco, i cicli H1 sull'euro dollaro, visto che siamo già qui, te li faccio vedere. Vedete, ha testato praticamente, è andato, dov'è? È andato a ritestare, spostato adesso, è andato a ritestare un po' la zona, siamo in questa zona qui, deve ripartire. Tra un po', ragazzi, si parte rialzisti e siamo a posto. Io mi sento serenissimo quando nella parte giusta. Allora, H1, siamo qui. Che cicli siamo? È una cosa stranissima perché poi il problema di tanti che cercano di cercare il ciclo perfetto, non esiste. Non so, questo sarà stato il 5-2, questo non lo so, quindi non so neanche io dove siamo, so soltanto che da qui, quando non sai che musica è jazz. Chi è che l'ha scritta questa frase? Vediamo se qualcuno me lo dice. Nessuno lo sa, ma quando non sai che musica è, anzi, quando non sai che musica sta suonando, allora è jazz. Alessandro Baricco, 900, bellissimo il libro, bellissimo il pezzo da teatro. Ok? Quindi quando non sai che ciclo sei, devi cominciare a guardare dal minimo assoluto. Dal minimo assoluto è questo, sta per andare a toccare la media 48, quindi non ti inventare niente. Per il momento questo per te è il ciclo 1. Basta. Quindi vuol dire che ha fatto una distribuzione irregolare, questo è un 1, un 2, forse questo era un 3, questo dovrebbe essere un 4. Al limite, se devi pensare che questo sia un 4, allora devi metterti un Fibonacci dall'ultima espansione a questa espansione qui e capire che magari il 50% ha ottenuto. Ok? Quindi se è un ciclo 4 deve andare sotto questo minimo. Che poi vai a vedere sull'H4, siamo talmente tirati alla fine, non so neanche io se deve andare long o short. Ok? Mi baso su altre tecniche, tipo il dollaro yen che sta scendendo. Per lo riascende, allora mi aspetto un euro dollaro, una sterlina dollaro forte. Ok? Quindi, anche qui, toccato il pivot, questo Fibonacci qui non ci serve neanche più, lo tolgo. Sto cercando di capire che da qui, probabilmente, mi partirà, tolgo il ciclo di periodo, mi partirà un ciclo 1. Se mi va a toccare, sfiorare, trapassare da 48, siamo in un ciclo 1. Quindi se mi torna addirittura qui sopra, oggi la giornata è long per l'euro dollaro. Però deve tornare qui sopra, quindi attenzione, attenzione, potrebbe farlo, ma rimanere fermo. Cioè, al minuto ho preso l'occasione da una ripartenza di una campana gaussiana, quindi anche qui attenzione, perché se mi ritorna qui sotto c'è qualcosa che non va. Adesso sta cercando di fare la chiusura di una terza gamba, se questo è il primo ciclo, allora deve tenere più o meno, e qui ritorniamo anche al grande Sirio, questa qui che cos'è?
Oltre ad essere una trend line. Ok. Datemi un attimino, questo 0043. Un attimino solo, scusatemi, metto in pausa il microfono. No, se è importante richiameranno. Ok. F12, tanto per andare avanti a candela. Allora, questa qui è una linea di regressione, ok? Quindi potrebbe anche scendere sotto questa linea, ma tornare su, ok? Quindi è una linea che la metto soltanto così per capire dove sono, non mi serve. Però se tiene ancora meglio, un'idea ancora in più. Però il prezzo potrebbe fare come zucchero filato. C'ho la penna. Per non dire filo spinato, io uso questi nomi qua, questi aggettivi qui per far rimanere in testa a tutti. Guardate, potete fare anche così, tornare sotto per tornare su, perché questa zona qui l'ha fatta, deve fare questa zona qui. Va bene? Infatti, se notate adesso, il dollaro yen sta salendo e la sterlina dollaro sta scendendo. Quindi, Paolo, cosa ci hai fatto fare? Io non posso fare niente, però siamo sul minimo assoluto. Ritornerà adesso a rompere il minimo, però siamo su una campana che facciamo sul minuto, ormai è arrivati alla fine. Quindi si deve ripartire. Quindi sono dalla parte giusta. Cambio dell'ora, 10:18. Ci saranno dei dati alle 10:30? Forse. Qua, se mi tiene di nuovo questo minimo, siamo a posto. Allora, ok. Allora, e il pivot. Ti ricordi quando te, su che coppia era, Giuseppe, il pivot che ti ho detto a volte va messo sul pivot esatto, che poi non è sbagliato metterlo prima o dopo, dipende da come sei long e short. Ti ricordi qual era la coppia? E ti dico anche il perché. Oggi non ci sono dati importanti. No, 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 devi vedere, te lo dico io. GBP ieri. Dove abbiamo fatto il long, giusto? Long era GBPN? Vado a vedere il notebook. Sì, era eccolo qui, guarda. 1,51,56 GBPN messa a 1,51,56 esatta sul pivot, no? 1,51,56 era questo. 1,51,60, scusate. No, 1,52,56 era questo, vuoi vedere? Eccolo, 1,52,56. Ok? Io l'ho messa qui, pagava di più. Ha fatto lo scherzettino di andare su e giù, poi pagava di più. Uguale, non importa. Perché la posso mettere qui e non poco prima se non ci sono al PC? Che c'era anche questo doppio massimo? Quanti decimali ha questa coppia? Come viene calcolato il pips qui? Qual è il pip? Perché paga di più la sterlina dollaro? La sterlina in generale, questa è sterlina yen. Fatti due calcoli, quindi arriverai prima a prendere il pivot proprio perché ci sono più decimali, il calcolo è diverso. Non ancora, Pietro, non ancora. Non ancora, ma si può. Vedi, Pietro ormai ha capito, a volte bisogna aspettare. Hai capito adesso, Peppe? Devi fare un calcolo che quando tu apri un'operazione, ecco, bravo, hai capito. Quando devi fare un'operazione, l'euro-dollaro magari arriva lì e c'è questi due pips che divisi sono 20 decimi di pips, questi due pips magari se li gioca vicino al pivot, ok? Invece questo qui sono 200, ok? Sono 200 ticks, chiamiamoli così per non andare ancora a dire altre cose, ok? Quindi se usi un'altra coppia, adesso ti dico, non è sbagliato metterlo poco vicino al pivot, anzi, hai fatto la cosa più salutare, perché magari anche qui ti può fare lo scherzo. No, vedi, per esempio, qui non c'è arrivato proprio, ma qui è proprio una distanza
di 10 pips, ok? Qui è una distanza di quasi 8 pips, ok? E solitamente ci arriva. Va bene? Poi con il tempo prendi anche prendi la mano su queste coppie e sai come comportarti. Ok? Torniamo, guardiamocelo qui. Segnal Dollar che ha cercato di rompere il minimo, ma non ce la fa, quindi siamo ancora in macchina, come dice Alessandro, siamo ancora tutto in macchina, c'è tutto in macchina ancora. È tutto in macchina per la sterlina dollaro, ok? Quindi è tutto in macchina per la sterlina dollaro, l'euro dollaro è ancora tutto in macchina o no? Perché guardate, ha rotto sì, ma è lì fermo, ma adesso a questo punto sta per ripartire, c'è il pattern 4S, anche se su un minuto non è tanto quello che ci aspettiamo, ci abbiamo la zona del pivot, dal pivot, questa è un'altra zona long, perché abbiamo il ciclo 1 e deve ripartire il ciclo 2. Ok? E partirà il ciclo 2 quando il dollaro yen comincia a scendere. Quindi io sono talmente sereno perché mi sono messo dalla parte giusta con tutte le coppie. Come volevo fare? Euro dollaro long, sterlina dollaro long e dollaro yen short. Pivot, tocco del pivot. Adesso qui non posso andare long, devo aspettare, ci vuole pazienza. Andrei long sopra la linea di regressione. Per essere più ordinato. Posso andare long anche adesso qui accumulando, per carità. Ma vorrei essere un attimino più ordinato. Ci sta? Ci siamo? Va bene? Tutti contenti? Adesso che Pietro mi sta scrivendo su Skype, quindi voglio dire non c'è più. Un attimo. Andiamo questa, poi rispondo anche questo. Allora, Peppe, hai capito che alla fine bisogna avere un rispetto per quello che stiamo facendo. Se abbiamo fatto una cosa, poi c'è la pazienza di aspettare. Siamo posizionati giusti. Secondo me siamo messi nella parte giusta, quindi non dobbiamo fare altro che aspettare. Aspettare perché tutto quanto il tempo, guardate, dollaro yen, euro dollaro che parte, abbiamo un segnale probabilmente long, siamo nella ripartenza di una nuova campana, fatto quello che deve fare, da qui andiamo long. Dai, che ce la facciamo? Allora, te ne devi fregare, ti stavo dicendo, di non anche un'altra cosa. Allora, siccome ogni tanto ti scappa di dire ma ha fatto già un altro istogramma verde, oppure sta facendo l'istogramma verde, sta facendo l'istogramma rosso, a volte devi anche stare attento, perché questa cosa qui, anzi, sulla stellina d'oro, ancora meglio si vede, sta facendo un istogramma rosso, ok? E io mi sono messo long, me lo sono fregato, perché probabilmente l'istogramma rosso non pagherà tanto, anzi pagherà veramente poco, forse se paga, forse perché ancora siamo ancora 35 minuti dal cambio di candela, quindi abbiamo ancora spazio, se non abbiamo spazio perché se guardi sull'H4 ritorniamo noi, deve partire qualcosa, quindi qui è partito un ciclo 1, anche qui potrei mettere la linea di regressione qui. Siamo addirittura sulla zona, guarda, se io la metto qui. Ok, c'è il 50% che magari dovrebbe toccare. Vediamo come si comporta. Quindi me ne frego di un segnale del fascia. Anche se è da fare, tecnicamente lo devi fare. Però se fai un po' di trading discrezionale, intraday, a volte questo è un segnale short, magari adesso comunque in movimento non lo possiamo fare. Qui abbiamo il 50%, io preferisco guardare un time frame più ampio, in 4 ore da qui deve ritornare su. Ok? Ok, tutti aggiornati? Cicli ultimi? Te li rifaccio vedere, Enrico. Ma poi ti ho mandato anche uno screenshot ieri o l'altro ieri veloce, no? L'ho mandato, quindi sull'euro dollaro siamo sul ciclo 1, probabilmente, non lo so, probabilmente, quindi sull'H4, vedete qui, continua a fare dei minimi, quindi io continuo ad aggiornare, togliamo questa roba qua, H16 con una partenza un po' deboluccia, vediamo cosa succede, questa zona qui,
potrebbe essere una ripartenza. Ok? 1. Siccome non so dove sono, devo reagire così. La cosa più salutare a questo punto, ricicli. Quindi deve ripartire. Questa è la candela H4, anche se la candela H1 sembra doveva scendere, invece doveva stare per scendere o ha cercato la discesa, vedete? Se ne frega, noi deriviamo da una candela H4. Quindi c'è un segnale long perché mi devo mettere short. Ok? Sulla stellina dollaro, idem. C'è un segnale short di metodo Fassa, però la campana gaussiana sul 4 ore deve ripartire, eccola qui. Se decido di fare uno short è intraday strettissimo. Preferisco guardare se il minimo tiene. Ormai è arrivato talmente tante volte al minimo che la campana gaussiana deve ripartire. Quindi sta perdendo la forza qui. Anche se adesso mi arriva qui e accelera veloce, non c'è da fare lo short. Cosa significa su H4 che campana gaussiana tratteggiata scende? H4? Qual è che scende? Questa? Euro-dollaro? Questa che è tutta sotto? O cosa? Questa è una campana gaussiana che è già scesa, perché è scesa da qui, da questo massimo qui, è scesa. C'è un video che si chiama Pattern la sposa e a questo punto qui scende ancora. No, non c'è, almeno io non lo conosco, non c'è un libro sulle campane gaussiane. C'è l'ultimo, il secondo volume di Giancarlo Defendi, che parla un po' di campane gaussiane, io non l'ho ancora letto, però ne parlavo già. Defendi ha preso questa tematica dopo che io sono tantissimi anni che le uso. Ha preso anche lui la campana gaussiana di Gauss. Non so se poi parla, non so, non ho letto ancora il libro. Avete visto? Avete visto? E allora, perché io mi devo mettere contro il trend? Com'era messa? C'è ancora un segnale short qui, guardate. Ah. Sbagliato. Sta arrivando lo short del DAX, ragazzi. Piano piano sta arrivando. Sta arrivando lo short del DAX. Un po' lo facciamo, dai. Come hai studiato te? Beh, io abito 150 km, anzi forse un po' di meno, dalla tomba di Friedrich Gauss. Forse è stato questo che mi ha portato a studiare Gauss. Matematica non era. Gauss riporta un calcolo uno dei calcoli più importanti è la localizzazione delle stelle, per la navigazione, il sestante, un arnese che c'è sulle barche, solitamente fatto su di legno e di ottone, dove posizioni questo strumento sull'unica stella che è sempre nello stesso punto e la navigazione sapevano se erano a nord o a sud. Okay? Poi adesso c'è il GPS, quindi non serve più, però un capitano di barca deve saper utilizzare anche questo strumento. Quindi, Gauss ha fatto dei calcoli matematici. E secondo la campana gaussiana, che è la curva degli errori, le stelle non sono mai nello stesso punto, però cambia la prospettiva logicamente, no? E infatti i cicli o la campana gaussiana, così chiamata gaussiana o comunque curva degli errori o come la vuoi chiamare, non è mai nello stesso punto, perché esistono delle campane gaussiane, come le abbiamo viste poi anche su il minuto, qui abbiamo visto una campana gaussiana, che è questa. Sul minuto euro-dollaro, ma se non posso più fare, non c'è la penna. Guarda, questa vi faccio vedere la campana gaussiana. Adesso è un po' stretta, però vai a vedere questa campana gaussiana qui è stretta. Fate il grafico è stretto, giusto? Quindi deve ripartire una volta. Ci sono quelle campane così, sono più ampie, come la campana dell'euro-dollaro.
Suonano le campane di Gauss, guardate, la campana dell'eurodollaro che era questa, per esempio, si protrae, nel movimento si protrae, nella sua zona, che sarebbe stata questa, si protrae. Finita qui, però continua. Quindi questo pezzettino qui, come lo devo calcolare? E poi ci sono delle campane. La campana gaussiana ha delle forme diverse. Per quello io la uso molto. No, non ha, gli errori sono quando esce fuori. Gli errori, ma l'ho studiato, ne l'ho spiegato tante volte, gli errori sono questi. Un errore classico è questo qui. Questa è la campana. Giusto? Quindi questo è il prezzo. E questo qui, adesso ve lo disegno così, questa zona qui è uscita fuori dalla campana. Quindi per uscire fuori dalla campana deve tornare dentro la campana, qui. Per oggi va bene così. Vi ringrazio. Vi auguro una buona continuazione. Vi lascio con l'euro-dollaro che io comunque sono andato long perché secondo me la direzionalità è quella. Con un long di sterlina-dollaro dove continua a sbattere sul minimo e non ce la fa, quindi probabilmente tra un pochettino vedremo la sterlina dollaro salire bella nei massimi e portiamo a casa. Ok? La questione di farvi vedere o non farvi vedere le mie performance, per carità, sono anche contento che non c'è mai, no, c'è poco di quello, ma ci fai vedere cosa hai fatto? Non c'è problema, lo faccio vedere. Oggi non me l'ha chiesto nessuno, l'ho fatto vedere io, ma vedete che non ci sono cifre di miliardi di euro, no? Un millino, oggi è mercoledì, giovedì, ok? Ritirati 1.000, guadagnati 1.500, non è male, no? Poi ho tanti conti, conticini piccolini, questi, no? Che faccio trading così, perché non avendo tanto tempo, ok? Poi adesso chiudo tutto perché devo andare in ferie, vado dalla mamma, vado in ferie, ma lo scopo è che realizzando, diciamo, il profitto, lo realizzi soltanto quando ti fai una candela H1 o come era l'altro giorno il long di candela, cos'era che non hai chiuso tu, euro dollaro o cos'era che non hai chiuso Peppe, che sei rimasto bloccato? Era questa, mi pare, no? Ok? Quindi questo long qui, io ho chiuso portando a casa, adesso non vado a riprendervi la mia performance, ma questa zona qui era la zona di chiusura e Peppe invece ha cercato di tenere perché secondo me arrivava al pivot. No? Secondo me doveva arrivare al pivot, ma se a quest'ora lì, alle 18 di sera, 17-18 di sera, sei arrivato qui, chi te ne frega? Che devi aspettare di stare ancora alle 18, 19, 20, tutto il tempo al computer? Come devono salire questi grafici? Ok? Quindi qui impari che a quell'ora lì, quando ti fa la tua salitina, porti a casa, chi se ne frega? Guardate la stellina d'oro. Che sta per ripartire e se ne frega la sterlina dollaro che l'euro dollaro non vuole andare a braccetto e salire ancora, eh? Se ne sta fregando. Se ne sta fregando, la sterlina dollaro parte, l'euro dollaro se può rimanere lì, come poi anche il dollaro yen se ne sta fregando. Mentre la sterlina dollaro sta facendo quello che ci aspettavamo. Quindi adesso ditemi voi quanti di voi o quanti trader sono andati, volevano andare short su questo minimo qui, con i cicli. Ci siamo salvati. Adesso è chiaro che se vedo il pivot e mi spara su, ragazzi, il trade è fatto oggi. Guarda la candela H1. Adesso tra un pochettino riparte anche l'euro-dollaro, sicuramente. L'euro-dollaro ripartirà nella sua salita ritornando su, quindi siamo a posto con tutte le coppie. E allora una volta che mi parte anche l'euro-dollaro, vado short di DAX. Quindi tempi, correlazione e tutto è al suo punto, anzi adesso mi sa che è arrivato proprio il momento di giocarci il nostro DAX in short. Aspettiamo ancora un attimino, dai. Ancora una candela, poi ce lo giochiamo short. Una o due candela a 15 minuti, vedete che sta incominciando a girare. Il tempo short sta per arrivare. Aspettiamoci un attimino ancora. Allora, il minuto dell'euro-dollaro cerca di tornare su, quindi stellina dollaro è arrivata di nuovo al 50% su una zona, io sono già in positivo perché l'entrata è stata prima, è tornato di nuovo qui. Secondo voi rompe o non rompe?
Eccolo. Rompe le scatole. Vediamo. Quello qui. Quindi è chiaro che sparito l'istogramma rosso, candela che puntano in su perché sono a cavo 4. Ok? Quindi l'appurazione della stellina d'oro. Per non pesare nel conto, Peppe è già in positivo, si può già pensare di portare a casa. Questo ci ha fatto soffrire un attimino perché è tornata sui minimi, però ha tenuto. Guarda, adesso dobbiamo vedere soltanto se il pivot. L'ho già ritestato tutta la notte diverse volte, torna qui sul pivot con una candela così, probabilmente partirà anche sopra il pivot. Siamo o non ci siamo? Ragazzi, ragazzuoli. Sì, non ci sono webinar, no, anche perché dalla mamma non ho neanche internet. C'ho la chiavetta, ma non faccio il webinar, no. Devo occupare un attimino della mia mamma. Fino a giovedì, poi giovedì torno. Giovedì e venerdì sono ancora a casa, sabato sono ancora a casa, anzi sabato sono a Berlino e domenica dovrei volare. Adesso devo guardare i tempi come erano. Però devo chiudere tutta a casa, portare dentro i mobili. Il giardino, tutto il resto. Insomma. Quando rientro il 28, 29, 30 ottobre? O quando intendi? Giuseppe. Ma ci sono comunque, su Skype ci sono sempre, cioè magari non vi rispondo perché vi rispondo però la sera quando magari mi preparo. Lo so, sì. Anche tu a tamponi, anche io a tamponi, ho già preso l'appuntamento per fare i tamponi. Preferisco il tampone, la smetteranno prima o poi di rompere le scatole e ci lasceranno liberi senza tampone. Una grande presa in giro secondo me, però chi sono io per dirlo, no? Vabbè. Lo so. Lo so, Francesco, però io non vengo a lavorare, quindi sì, il 18 vado, 18 parto. No, no, sto dicendo il 20 parto. Però il 19 già sono a Berlino, perché volo da Berlino, perché da anche questa cosa qui dei voli, non ci sono voli. Per venire in Italia devo fare un giro, passo per Vienna. Passo per Monaco e Vienna per andare in Italia, faccio un giro del mondo. Voli diretti non ne ho trovati. Allora, il volo di ritorno ce l'ho alle 6 del mattino. Devo essere in aeroporto alle 4 di notte. Una cosa assurda. Però vabbè, che fai? Che non si fa per la mamma. Va bene, dai ragazzi. Euro dollaro. No, il treno questa volta non sono riuscito a organizzarmi. Perché sto pochi giorni, se mi faccio una giornata di treno andata e ritorno, ancora troppo. Ancora troppo. Era troppo tempo perso. In macchina non ci volevo andare perché mi stanca troppo, quindi mi affitto la macchina all'aeroporto e via, no? Anzi, già affittata, già predisposta. Allora. Domani 12 e un quarto mi pare sia il webinar, se non fa. Mi pare 12 un quarto fino alle 14 un quarto fino alle 14:45, mezz'ora ho messo. Dai, dai Stellina, dai che ce la fai. Ce la fai, eccola qui, guardate di nuovo, siamo nei massimi. Dai Stellina, fammi una bella candelina verde così almeno portiamo a casa. Anche 100 euro, cosa sono? Aggiungiamo i 100 euro, no? Cioè, Mattia, l'idea tua è buona, ma non paga la vacanza, ci paga un ritiro. Noi adesso dovremmo organizzarla. Se 10-15 persone fanno
fanno un conto da 10K con il broker ci paga una settimana di ritiro di trading. Ok? Ho già fatto tante volte questo annuncio. Ok? Ci si ritira, si fa trading la mattina, si fa trading magari il pomeriggio, magari la mattina si fanno solo analisi, se non c'è da fare trading non si fa, e si fanno tante e poi, però ognuno deve avere un conto da 10K minimo. Ok? E quindi ci paga la vacanza e via. La vacanza, ritiro, trading. Ok? Quindi abbiamo un conto da 10K. No? No, proprio un deposito netto. Non ha senso. Ricordati che tu quello che guadagni non te lo dà il broker, Francesco, è un provider di liquidità. Tu guadagni dal mercato 10.000, 10K, non 1.000. Può venire anche chi non ce li ha, ma si paga le spese. Puoi fare anche questo. Ok, vabbè. Comunque, adesso euro-dollaro è fermo lì, sterlina dollaro. Adesso guardate, guardate perché non ho ancora venduto il DAX. Vabbè. Ok, guardate il DAX, sta ancora cercando di salire. Quindi ancora non si vende. Tra 2 o 3 minuti, quando cambia la candela, magari lo vendiamo. Vediamo. Quello che vorrei riuscire a vedere la rottura di questa zona qui, la stellina d'oro partire a rialzo. Bene, bene, ragazzi, dai, vi saluto, vi auguro un buon proseguimento. Ci si sente domani alle 12, alle 14 e un quarto. Ok? Perfetto. Grazie a tutti, fatti bravi. Ok? Non esagerate, che il trading non è esagerare, il trading è avere la pazienza. Perché se devo, il problema è quello. Io ho imparato con gli altri a essere paziente. Non trading, l'hai piazzato, devi passare magari anche una mezz'ora, forse passa anche un'ora, forse passano anche 2 o 3 ore, anche 5 ore, ma poi paga se hai scelto la direzione giusta. Ok? Anche lo short che farò sul DAX lo farò, ma con la consapevolezza che, come quello di ieri, ha pagato metà ieri e la metà l'ha pagata oggi. No, i giorni magari è già un'altra cosa, aspettare giorni, poi dipende. Dipende da quello che fai, però puoi anche aspettare un giorno se c'è la direzionalità giusta. Se oggi la sterlina dollaro rimane in laterale, però magari paga domani, giusto? Però se paga in laterale e vedi che sei arrivato a fare poco poco guadagno, magari io entro la sera la chiudo lo stesso. Va bene, dai, vedete adesso perché adesso non ce la fa a salire? Ci abbiamo, probabilmente sta per partire un nuovo ciclo 1 anche qui, no? E dovrà andare a cercare il mezzo ciclo. Vediamo se il ciclo 1 è forte e rompe adesso, però se no c'è la possibilità che chiuda anche, no? Eccolo qui, guardate. Vediamo. Quindi se adesso mi rompe questo massimo qui ed accelera, io lo chiudo su questa zona qui, la chiudo, anche qui la chiudo. Perché? Perché poi deve chiudere il ciclo 1 e poi può ripartire con il ciclo 2, quindi intanto la chiudo, poi la riapro. Onde evitare che mi vada a chiudere, vedete i segnali come sono? Però finché sta sopra la media 64 dovrebbe essere una distribuzione in partenza. E qui vediamo anche che mentre l'euro-dollaro l'operazione non mi sta pagando perché è in perdita, netta perdita, perché sta scendendo, sta diventando anche tutto ribassista, la tengo lo stesso per via di alti time frame superiori dove deve ripartire. Quindi la candela H1 sì, sta facendo vedere un po' di debolezza, ma quello che spinge poi sarà l'H4, quindi sono comunque nella parte giusta, no? E la stellina dollaro cerca di rompere i massimi di nuovo. Dai. Dai che ce la fa. Ancora qui, adesso rompe e accelera, così in tempo reale. Cambiata la candela sull'HU sul DAX, vediamo. Un po' ancora prestino, però lo vorrei comprare.
la vorrei vendere. Prendere H1 sono 47. Ancora un po' prestino, ho paura di comprarla troppo presto, di venderlo troppo presto. Ah, sono ancora un po' questi. Dai. Guardate quanto tempo rimane la stellina d'oro qui in alto. Quanto tempo? In una situazione rialzista, adesso dovrebbe rompere, è quel pivot. Sto già il dito sulla croce perché non vorrei rimanere con la candela in mano. Se avevo il 38,2, zona di pullback, pivot, chiusura del mezzo ciclo. Quindi, ahi, l'ho perso per sul tram. Ho perso l'occasione buona di chiudere. Vediamo. Guardate come si sta distanziando dalla 64. Neanche una cosa buona. Niente, ho perso l'occasione, adesso devo aspettare la prossima, perché probabilmente sta per chiudere adesso questa cosa qui. Guardate, tac, 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 tac. Quindi purtroppo dovevo chiuderla qua, non sono stato abbastanza veloce. Vediamo come si comporta. Ok, grazie a tutti. Ciao ciao, alla prossima. Ciao a tutti, ciao ciao.